Care amiche, cari amici di Rossini TV, bentornati sul canale 80 del Digitale Terrestre, bentornati al nostro secondo appuntamento con un ospite davvero molto molto interessante che si chiama Nicolò Del Monte. Ve lo presentiamo e poi vi spieghiamo il perché. Nicolò, buonasera. Buonasera a tutti. Ci siamo già visti con lui circa un mese fa, abbiamo cominciato la nostra trattazione dell'argomento che riguarda la gestione economica proprio delle nostre tasche, la gestione finanziaria, come gestire al meglio i nostri soldi, come potersi anche definire un futuro migliore, e lo facciamo con l'aiuto di Nicolò Del Monte, che è un consulente assicurativo finanziario e titolare di uno studio che si chiama Del Monte SAS e quindi è molto operativo in questo campo, in questo settore. E soprattutto c'ha un pregio che già ci è stato sottolineato da alcuni telespettatori dal primo appuntamento. Nicolò è molto chiaro, riesce a farsi capire molto bene e quindi a rendere anche accessibili dei concetti difficili a tutti attraverso una comunicazione davvero molto efficace, Nicolò. Sì, questo è il ruolo principale del mio lavoro, perché la finanza e il mondo degli investimenti sono argomenti per alcuni molto lontani e che a volte spaventano anche. E oggi si sta parlando ormai da più di un anno di inflazione e molti sono impauriti da questo termine, non riescono a capire nel dettaglio che cosa sia. Per renderlo più chiaro possibile, io mi sono inventato questa strategia. Faccio vedere il listino dei prezzi dell'Algida del 1998 e quelli di oggi. Un cornetto Algida nel 1998 costava 800 lire, oggi costa 2,50 euro. Quindi quello spread che c'è tra le 800 lire, che sono 40 centesimi, e i 2,50 euro, quella è l'inflazione e come il costo del denaro è cambiato, il valore del denaro è cambiato e come nei cornetti Algida è cambiato su tutto quello che oggi acquistiamo, quindi dal supermercato all'abbigliamento al costo della vita in generale. Nicolò, quindi con questo esempio ci hai chiarito esattamente cosa significa inflazione, ma una volta che l'abbiamo compreso, chiaramente l'inflazione in sé per sé ha un forte impatto nella vita di tutti i giorni per quello che riguarda le nostre economie. Certo, i principali effetti dell'inflazione sono tre. Sono l'aumento dei prezzi, la diminuzione del potere d'acquisto e la svalutazione del denaro. È proprio qui che il ruolo del consulente finanziario e assicurativo deve svolgere, perché come ho detto nella precedente puntata, oggi tenere i risparmi sul conto ha una svalutazione e qui subentra il mio ruolo, quello di far capire come investirli alle persone in base ad una consulenza mirata per vedere qual è l'orizzonte temporale, di che cifre parliamo, che grado di sopportazione della volatilità ha il cliente che ho davanti e un mix di altre cose che poi vengono fuori in consulenza insieme alle scelte che ha già fatto. Hai utilizzato la parola investimenti. È chiaro che è quello il tuo focus, il tuo ruolo. Il ruolo del consulente finanziario è quello di far fruttare gli investimenti e far sì che le nostre economie non si riducano senza che noi facciamo niente e senza che ce ne rendiamo conto. Oltretutto, Nicolò, ci eravamo detti un mesetto fa, se ti ricordi, riparliamone, lo rifacciamo fra un po' di tempo, anche perché con la velocità con cui accadono le cose oggi, chissà cosa succederà in questo mese. E purtroppo le cose sono accadute. Qualcosa è successo. Abbiamo visto la drammatica situazione del Medio Oriente, ha portato a una serie di conseguenze economiche che forse ancora non abbiamo ben presente in maniera tangibile, ma sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi incideranno sulle nostre tasche. E allora questo ci fa comprendere quanto sia importante essere accompagnati, soprattutto quando si parla di una situazione dinamica che è in continuo cambiamento e quindi tu mi hai definito prima, quando eravamo fuori onda, chiacchieravamo in vista poi della nostra messa in onda questa sera, dell'architettura aperta. Ecco, anche questo credo che sia un concetto che è fondamentale che tu possa spiegare ai nostri ascoltatori.
Certo, allora la possibilità di l'architettura aperta principalmente è la possibilità di andare ad intervenire sugli investimenti quando si vuole, quindi in gergo si dice switchare i fondi. E questo dà la possibilità di non avere prodotti inchiodati, tra virgolette, con una linea unica che prosegue sempre in quella direzione a livello di fondi, di settorialità, di geograficità, ma la possibilità di cambiare in corso d'opera in base a quello che succede o pensiamo possa succedere in base al momento storico. Questo è fondamentale, questo evita la possibilità di poter avere dei grossi ribassi e la possibilità di cogliere ottime opportunità per quello scelto Finanza e Previdenza, che ha il mandato con 18 compagnie, è una miriade di fondi, quindi non ho diciamo un brand unico dove poter andare a far investire soldi ai miei clienti, ma scelgo io in base a tante dinamiche, al momento storico e al tipo di cliente che ho davanti. Sì, in pratica non hai preclusioni, tu puoi andare a pescare la situazione migliore in funzione di quella che è lo scenario generale. E chiaramente una cosa che io, facendo un'altra attività, non posso fare e quindi mi affido al professionista. Sì, il fai da te oggi infatti è molto sconsigliato, oggi affidarsi a un professionista è una cosa fra le più indicate nella gestione dei risparmi, perché siamo in un mondo dove le cose, come abbiamo già detto, cambiano in maniera repentina e bisogna essere concentrati tutti i giorni e informati tutti i giorni. Quindi investimenti, architettura aperta, ma non solo. Nel sempre concetto di rendere la comunicazione accessibile, è importantissimo comprendere cosa si intende per gestione separata, perché si investe, si sente parlare di gestione separata, si sente parlare di titoli primari, titoli secondari, ma te lo confesso, e io credo di rappresentare la stragrande maggioranza della popolazione, ci capiamo molto poco di questi termini. Cosa significa invece in realtà? Allora, come hai detto qualche secondo fa, abbiamo parlato di architettura aperta e di investimenti, ma non tutte le persone, sia per necessità, sia per età, vogliono andare ad aggredire o a investire sui mercati finanziari. E per questo motivo le compagnie assicurative hanno da sempre le gestioni separate. Le gestioni separate sono dei panieri di titoli di Stato acquistati ogni anno dalle compagnie BTP, BOT, CTZ, quindi varie tipologie di titoli di Stato, dove il cliente può andare a posizionare i propri soldi senza avere alcuna oscillazione di mercato. Quindi, avendo un tasso che ad oggi si aggira intorno a un 3% lordo, euro più, euro meno, in base al tipo di compagnia, e rendere i propri risparmi tranquilli. La gestione separata è anche, e mi riaggancio alla puntata scorsa, tutelata sia dal punto di vista del rendimento, come ho detto adesso, ma anche dal punto di vista che non ci si assume il rischio d'impresa, perché è separata dal capitale sociale della compagnia assicurativa. Quindi anche in caso di dissesto della compagnia assicurativa i soldi sono tutelati. In più, i titoli di Stato presenti all'interno della gestione separata sono titoli di Stato di primo grado, mentre i titoli di Stato che andiamo a comprare noi in banca come risparmiatori sono titoli di secondo grado. Quindi anche lì, ragionando per assurdo, in caso di un dissesto dell'Italia, i titoli comprati da investitori istituzionali quali le assicurazioni sono tutelati. Quindi questo è un discorso davvero interessante, Nicolò, perché in realtà fa comprendere, l'hai detto, non tutti siamo uguali, ci sono persone che non vogliono correre rischi, io preferisco non investire a dovermi svegliare la mattina tutte le volte sentendo la borsa, eccetera. Ma il concetto molto interessante che poi secondo me è da approfondire è quello della capacità di resistere a questi sbalzi di mercato. Tu hai parlato prima, mi pare, hai utilizzato un termine preciso.
chi magari appunto comincia a seguire i giornali, le pagine finanziarie, si preoccupa di quello che succede sui soldi e si sveglia male la mattina. Ma tu mai prima spiegato proprio in maniera molto chiara il concetto di questa salita e poi della discesa. E poi discesa. E secondo me è davvero molto efficace come visione. Allora, andando a investire in fondi azionari o obbligazionari, chiaramente ci si assume quota di rischio. Una quota di rischio che viene chiaramente mitigata dal consulente conoscendo il cliente, ok? Quindi io devo capire qual è la sopportazione della persona che ho davanti a questa volatilità. Più che rischio, a me piace chiamarla volatilità, un po' come una sorta di montagna russa. Poi c'è chi è abituato ad assumersi più volatilità perché magari vuole maggiori guadagni, chi invece questa montagna la vuole un pochino più collina, okay, diciamo. E la mia bravura, lo diceva Lucio Battisti, non vuole né discese ardite né risalite. Perfetto. Vuole più, esatto, vuole più continuità, esatto. Okay? E lì sta in me ad andare a posizionare fondi che hanno più o meno volatilità in base a benchmark e in base ad altre cose che non vorrei entrare troppo nella parte tecnica, anzi vorrei essere il più chiaro possibile. Quindi sta in me andare a creare il portafoglio adatto a quelle esigenze, e nei momenti di discesa io devo dare al cliente, come dico, il Gaviscon per poter sopportare quel tipo di discesa. E chiaramente in finanza dopo ogni discesa c'è sempre una risalita, quindi e l'architettura aperta mi permette proprio di andare a cambiare, a switchare, detto in gergo, in base al mercato e a poter cogliere le opportunità migliori, investendo con le banche di investimento migliori. Io ho fondi come Pictet, come Morgan Stanley, JP Morgan, quindi realtà di tutto rispetto che hanno circa più di 200 anni di storia. Nicolò, poi questo concetto del portafoglio mi è particolarmente piaciuto perché tu hai, in poche parole, tra le mani il portafoglio virtuale del tuo cliente, ma non è molto diverso da quello fisico che noi teniamo nelle nostre tasche, dove in un comparto ci mettiamo i 10 euro, dall'altra parte la carta di credito, nell'altro taschino il bancomat, e ci troviamo degli strumenti differenziati economici e finanziari. Tu fai la stessa identica cosa con la virtualità, ma che poi si traduce in concretezza. Quindi molto interessante questo concetto di portafoglio, credo che possa anche lui rendere molto facilmente l'idea. E poi Nicolò, lo dice anche il nostro cartello, finanza e previdenza, la vita media delle persone aumenta, e speriamo sempre di più, e quindi il concetto della previdenza è sicuramente una questione da approfondire, perché mentre noi viviamo dobbiamo già pensare al nostro domani. Certo, di questo discorso avevamo già dato qualche pillola l'altra volta, ma è un discorso fondamentale del quale mi occupo da sempre. La previdenza sarà un problema per tutti. Mi viene da fare una battuta, Nicolò, sei anche stoico perché tu sei giovane, te ne occupi da sempre e molto probabilmente sai già che ti riguarderà poco in futuro, perché purtroppo questa è la realtà. Questa è la realtà, questa è la realtà. Ormai sono 13 anni che faccio questo lavoro, quindi è un tema poi che mi è sempre piaciuto tanto, quello di riuscire a poter garantire lo stesso stile di vita o comunque sia molto vicino a quello che fai durante la carriera lavorativa mentre andrai in pensione. Pensarci per tempo con strumenti adatti, con compagnie affidabili e con vari tipi di flussi. La previdenza ha avuto una svolta forte nel 2005, col decreto legge 252 del 2005, quando hanno liberalizzato il TFR. Oggi il lavoratore dipendente può andare a posizionare
il suo trattamento di fine rapporto in un fondo pensione, avendo grossi vantaggi, sia aziendali, l'azienda nello spostarlo, sia il dipendente. Il dipendente, quando andrà in pensione, se ha il TFR in azienda, pagherà le tasse su quel TFR in base all'aliquota IRPEF degli ultimi 5 anni. Mentre invece, se decide di spostarlo in previdenza complementare, e questa è una legge, è uguale per tutti, la tassazione cala da subito al 15%. Dopo 15 anni di adesione, ogni anno cala dello 0,3 fino a fermarsi al 9%. Quindi mettiamo un lavoratore sui 1.500, 1.600, 1.800 euro a più di 2/3 di risparmio fiscale. Oltre al fatto che all'interno delle compagnie assicurative può scegliere delle linee di investimento più o meno aggressive, e al fatto che se lo mette al sicuro, anche perché se un'azienda privata fa un tipo di fallimento insolvibile, non è tenuta a dare il TFR. Quindi tramite le aree clienti, tramite il consulente, può vedere i versamenti e ha il vantaggio più grosso, che è quello della fiscalità molto molto più bassa. Per poi arrivare a chi ha redditi sopra i 75.000 euro da dipendente, che ha una tassazione del 43%, esposto al TFR da giovane, pagherà il 9% di tasse, quindi c'è uno spread altissimo, una differenza veramente importante di tasse. Poi Nicolò, oltre al discorso del TFR, tu mi avevi accennato prima, quando ci mettevamo d'accordo sugli argomenti da trattare, del fondo pensione volontario, che è un altro modo per crearsi un piccolo accantonamento personale. Certo. I PIP, piani individuali pensionistici, nei PIP si può andare a posizionare sia il trattamento di fine rapporto, che è quello di cui abbiamo parlato sino ad ora, sia il contributo volontario, sia per lavoratori dipendenti, sia per lavoratori autonomi. Il contributo volontario ha il grosso vantaggio di andare a costruire, come con il TFR, il tuo fondo pensione, dato che la nostra pensione sarà fortemente più bassa rispetto al reddito. E speriamo che ci sia. Il contributo volontario ha il grosso vantaggio di essere l'unico strumento sulla persona fisica deducibile, ovvero fino a 5.164,27 euro all'anno la parte che versi in un fondo pensione è deducibile, quindi non ci vai a pagare le tasse, e in base alla tua aliquota IRPEF puoi risparmiare da un 25% a un 43%, avere l'anno successivo la cedola fiscale nella busta paga di giugno che arriva a luglio, quindi un riaccredito IRPEF. Quindi il vantaggio di andarsi a costruire qualcosa per il lungo periodo, ma con un vantaggio molto forte che dà lo stato fiscale nell'immediato. Quale strumento finanziario ti garantisce, perché qui si parla di garanzia, un ritorno sicuro l'anno successivo di un 25, di un 35, di un 41, di un 43% in base al reddito? Nessuno come garanzia. Quindi è uno strumento importante per il domani, ma anche per l'oggi. Quindi pensate davvero quante cose si possono imparare, e ringraziamo Nicolò per avercele spiegate così chiaramente e davvero in maniera dettagliata. Ma lui, d'altronde, è un professionista. Non è casuale la cosa. Noi, comuni mortali della finanza, questi concetti facciamo fatica a masticarli e a comprenderli bene. Essere professionisti significa fare un percorso di studi, fare un percorso di esami, di prove, avere i titoli per poterlo fare, Nicolò. Sì, allora io ho iniziato, come dissi la puntata precedente, quasi 13 anni fa, a maggio del 2011. In questa grossa compagnia monomandataria italiana. E, all'inizio fai un test, un esame che dura 60 ore, con un esame finale che dà la possibilità di essere registrati al registro unico degli intermediari, il RUI per il ramo assicurativo.
ma non mi sono mai accontentato, quindi sono sempre andato avanti sia all'interno dell'azienda per la quale lavoravo prima, successivamente ho aperto una società mia, mi sono buttato nel plurimandato, ho scelto finanza e previdenza e poi l'anno scorso ho dato l'esame di stato da agente generale broker, superato. Il 12 ottobre, quindi la settimana scorsa, ho dato l'esame di tecnica riassicurativa, quindi tutto quel mercato inerente ai trattati di trasferimento rischio tra compagnie assicurative o di retrocessione tra compagnie di riassicurazione, non voglio farvela troppo lunga, e a breve mi preparerò per un altro esame nel 2024 specializzato proprio sulla finanza. E ringraziamo Nicolò Del Monte che in questi due appuntamenti ci ha chiarito talmente tante questioni che prima erano difficili da comprendere che davvero il nostro ringraziamento è unanime anche da parte di tutti voi. Grazie Nicolò. Grazie a voi per l'ascolto e a presto. E mi raccomando, continuate sempre a seguire Rossini TV perché siamo sempre vicini a voi.